Ciao gente, io sono Michele Dicati e faccio questo video perché finalmente sono riuscito a trovare un valido sostituto del mio auricolare Bluetooth. Non volevo spendere una cifra esagerata, non volevo stare sopra i 100-150 euro, volevo stare bene al di sotto. Così alla fine, dopo un po' di prove cinesi, diciamo che un auricolare ha fatto una bruttissima fine. Dopo una seconda prova di auricolari, una terza prova di auricolari, andata non proprio benissimo, alla fine sono incappato in questi auricolari qui. Sono degli auricolari True Wireless della Oki, comprati su Amazon per un prezzo che vi dirò dopo. Mi sono trovato benissimo, sia dal primo utilizzo, che come touch, che come audio. Diciamo che mi hanno stupito in quasi tutto. È vero che non avevo mai avuto una coppia di auricolari, ma io giravo solo con l'auricolare mono. Il primo utilizzo è stato meraviglioso anche perché io non ero abituato agli auricolari wireless in-ear, quindi una volta inseriti, a parte il fatto che si collegano subito perché si collegano con Bluetooth 5.0 e quindi a bomba, poi si collegano direttamente all'ultimo dispositivo. Devo dire che questa cosa che non si possono collegare a due dispositivi diversi in contemporanea è un po' fastidiosa, ma solo per abitudine mia. Anche se una volta, pasticciando un po', mettendone prima uno, poi l'altro, rimettendoli dentro una scatola e tirandoli fuori, miracolosamente sono riuscito a collegarli sia al computer che al cellulare. Non so minimamente come ho fatto, anzi, se anche voi avete degli auricolari del genere e ci siete riusciti, fatemelo sapere nei commenti perché mi sarebbe molto molto comodo. Detto questo, andiamo a vedere un po' di particolari. La scatola funziona da power bank, tra l'altro si ricaricano appunto tutte in un'oretta di standby. Ogni volta che le staccate dall'orecchio e le rimettete dentro, la lucina che qua si accende di rosso vi dice che l'auricolare si è spento, quindi scollegato dal dispositivo a cui era attaccato e si è messo in automatico in ricarica. Ovviamente la custodia è magnetica, gli auricolari non cadono e hanno i classici due piedini di ricarica che poi fanno scopa con i contatti sull'auricolare. Sono dotati di un meraviglioso microfono direzionale che permette all'interlocutore di sentirvi bene e a voi di non sgolarvi, di stare a spostare auricolari, fili e cose varie. L'unica pecca, che in realtà non è proprio una pecca perché io l'ho comprato proprio per questo, è che essendo in-ear isolano molto dal resto del mondo. Quindi quando ascoltate la musica sono perfetti, non dovete sentire nient'altro, fanno da isolamento, quindi ascolterete la musica. Quando state a parlare al cellulare, effettivamente sentite solo l'interlocutore. Però ci sono dei momenti in cui magari vi arriva gente davanti che vi parla e voi vedete semplicemente delle bocche che vi si muovono davanti e dovete necessariamente togliere l'auricolare. E qui arriviamo alla nota negativa. Questi auricolari non sono smart, quindi nel momento in cui li togliete la musica continua e quindi non è che vi si mette in pausa in automatico come ho visto fare su altri auricolari. Ma ribadisco, per il prezzo, che ancora non vi dico, ci sta. Unica nota negativa. Loro isolano molto bene, la musica vi arriverà direttamente al cervello, quindi tutto il resto dell'ambiente non lo sentirete, non vi darà fastidio, ma non hanno la riduzione del rumore. Quindi l'interlocutore che parlerà con voi con questi auricolari, beh, sentirà tutto il frastuono e il casino che c'è intorno. Anche se mi hanno detto che si sente chiaramente la voce perché il microfono è posto alla fine dell'asticella ed è direzionale, quindi non dovrete stare ad alzare, togliere fili, rimettere fili, avvicinarvi a chi non è capitato con le cuffie, con il cavo, di mettersi l'auricolare direttamente in bocca. I tocchi funzionano bene, forse sono io che non sono proprio abituato, anche spesso li uso con i guanti. Quindi non è che mi ci trovi moltissimo, io preferisco il tasto fisico, proprio perché appunto io sono molto freddoloso e i guanti per me l'inverno sono un must have. Quindi vado a pigiare il pulsante non c'è, anche perché a me sentire il click che mi dà la conferma che la funzionalità è avvenuta mi fa molto comodo. L'autonomia è meravigliosa, forse già l'ho detto, 5 ore a cuffia, quindi anche volendo in una giornata di 24 ore non potrei fare una cosa come 60 ore di chiamate o 50 ore di chiamate, ovviamente è impossibile, però usandole in coppia, beh, tutta la giornata ce la coprite senza problemi con una pausetta di un'oretta per farle ricaricare. Quando le ricaricate al computer o comunque con il cavo USB, che purtroppo nota molto negativa è di tipo B, si accendono due lucine qua davanti che vi dicono che il dispositivo è in ricarica. L'ergonomia della scatola non è proprio eccelsa, vi starà tranquillamente nei pantaloni anche se non è piccolissimissimissima. Diciamo che non è come la custodia delle AirPods, è un pochino più grande, ma niente di trascendentale, nei pantaloni ci sta. Mi sono trovato molto bene anche con la portata delle cuffie. Ho lasciato il cellulare in studio e ho percorso tutto il corridoio di casa mia, che sono circa 16 metri. Attraverso due muri portanti il segnale ancora reggeva bene, senza scricchioli, fruscio, cose varie. E dall'altra parte mi hanno detto che si sentiva benissimo. La qualità audio non è affatto male, io mi ci sono trovato molto bene, infatti le ho testate per 5 ore e mezza usandole con Spotify attaccato al computer mentre lavoravo. Stanno nell'orecchio e ci stanno ben salde.
Nemmeno i movimenti da rocker vi faranno togliere le cuffie dall'orecchio e il peso è molto contenuto, stiamo parlando di circa 4 grammi a cuffia. C'è rimasto il prezzo? Beh, io le ho pagate 30 euro su Amazon, che per delle cuffie del genere, soprattutto per l'autonomia, l'ergonomia e soprattutto la grandezza della scatolina che me le permette di ricaricare, ribadisco, 5 volte, ce le ho spese volentieri, molto volentieri, anche perché ho pagato altrettanto per le altre due prove che ho fatto e che sinceramente vorrei lanciare dalla finestra per quanto non mi sono piaciute. Detto questo, io sono Michele Dicati, grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete dei consigli o se anche voi avete le stesse cuffie, datemi delle impressioni giù nei commenti. Iscrivetevi al canale, accendete la campanella, mettete un pollicino su questo video e ciao gente!